Passaggio di consegne all'Istituto Comprensivo di Scarperie San Piero, che saluta la propria dirigente scolastica Fiorenza Giovannini e altri 8 insegnanti andati in pensione al termine dello scorso anno scolastico. Il testimone è passato a Mary Nanni, che avrà il compito di proseguire il cammino di innovazione intrapreso dall'Istituto Comprensivo di Scarperie San Piero durante questi anni. E noi iniziamo con una grande novità, cioè con l'accoglienza anche della nuova dirigente scolastica, la professoressa Mary Nanni. Quindi è stata l'occasione per salutare gli insegnanti che sono andati in pensione in questo anno scolastico e la dirigente scolastica Fiorenza Giovannini, che ha seguito il nostro istituto comprensivo per i 7 anni dopo Cesare Marrani. Quindi un passaggio di testimoni importanti alla nuova dirigente, che siamo certi porterà avanti nell'interesse della comunità scolastica, ma di tutta la comunità del nostro comune, l'istituto comprensivo con tutti i programmi che ogni anno produce. Questi 8 anni a Scarperia, dei quali 5 anche con San Piero assieme, quindi nel comprensivo che poi si è venuto a creare, diciamo che ho incontrato una comunità molto attiva e molto collaborativa. Sono tantissime le esperienze nuove che gli insegnanti hanno promosso, e soprattutto nella direzione di una scuola che fosse accogliente, calda e metodologicamente innovativa. Credo che la mia collega Mary Nanni, per come la conosco e per le sue qualità, sarà in grado di ulteriormente sviluppare anche in maniera nuova, anche in una maniera, diciamo, con anche le sane discontinuità che servono, un progetto di scuola che credo, come abbiamo fatto in questi anni, cerchi di stare al passo coi tempi, con tutti i difetti che ancora naturalmente ci sono nel progetto di istituto. L'amministrazione comunale ha voluto ringraziare il corpo docente neopensionato per il lavoro svolto, omaggiandoli con un piccolo ricordo consegnato il giorno stesso in cui la scuola ha nuovamente aperto i cancelli. Abbiamo voluto testimoniare la riconoscenza a parte dell'amministrazione comunale a chi ha operato nell'ambito scolastico e dell'istruzione per molti anni, qualcuno anche per qualche decennio, e quindi oggi ci sembrava giusto riconoscere con una cartellina che rappresenta tramite acquerelli tutti quelli che sono gli aspetti paesaggistici e architettonici del nostro comune, del nostro nuovo comune di Scarperie e San Piero, la nostra preside Fiorenza Giovannini, che va in pensione, e anche il preside Cesare Marrani, che andò alcuni anni fa, insieme al corpo docente sia della scuola materna che della primaria che della secondaria, che quest'anno smettono la loro attività ma che hanno dedicato pressoché tutta la vita nell'insegnamento, nel custodire e anche nell'accudire, insomma, i nostri figli. Quindi oggi ci sembrava giusto dare questo riconoscimento, insieme anche al benvenuto a Mary Nanni, che da oggi assumerà quindi la nuova direzione scolastica dell'Istituto Comprensivo di Scarperie e San Piero. Per me si tratta di un tornare a casa, perché ho lavorato nella scuola secondaria di primo grado di San Piero Assieve per 15 anni. Conosco in parte la scuola e so di ereditare una scuola ben avviata e che funziona sia dal punto di vista della didattica, perché ho conoscenza anche di molti insegnanti, sia anche dal punto di vista strutturale, perché questa è una scuola che è stata negli ultimi anni ristrutturata. So di raccogliere un'eredità molto importante, perché è l'eredità che discende direttamente da Cesare Marrani e passa per Fiorenza Giovannini. Quindi è un'eredità importante, un'eredità di una scuola come centro civico, e questo mi stimola ad andare avanti su questa strada, sperando di essere all'altezza del mio compito. Infine, la preside uscente si esprime sui propri ragazzi e su come un contesto educativo positivo non possa che avere importanti ripercussioni su di essi. I ragazzi sono ragazzi, come si usa dire oggi, postmoderni, di una società globalizzata, con i pregi e i difetti nell'uso, per esempio, delle tecnologie, nella forte atomizzazione delle loro relazioni. Però devo dire che hanno colto il calore e
e lo spirito collaborativo che questa scuola ha. Per esempio, noi non abbiamo ragazzi che scrivono sui muri, non abbiamo ragazzi che sciupano gli oggetti, se non nella maniera, voglio dire, minima che comunque in questa età si può manifestare, perché credo che avvertano che la scuola è veramente considerata dalle istituzioni, in primis il comune, ma anche dai genitori come un valore collettivo e non come un'agenzia qualunque. E ne avvertono la presenza, l'attività, il miglioramento continuo che i genitori, prima di tutto i docenti, poi i genitori, tutto anche il personale ATA, apporta alla scuola come ambiente educativo, come centro civico. Pace fatta, a 21 anni dalla diatriba che vide protagonisti il comune di Scarperia e il comune di Cerreto Guidi, è stato siglato un contratto di pace che ha ufficialmente suggellato la ritrovata amicizia tra i due paesi. Dissapori che scaturirono durante una disfida tra giochi che avevano in comune due pali e che portarono ad una rottura definitiva. Mancanza di fair play, se così possiamo dire, e proprio quest'anno il presidente dei giochi storici, Giuseppe Barolo, ha avanzato la richiesta della sottoscrizione di una pace risolutiva. Scarperia e Cerreto sono uniti da un unico fil rouge che è rappresentato dallo storico fiorentino Luciano Artusi, che ne è stato il collaboratore, l'ideatore e direi il promotore del Palio del Diotto di Scarperia e del Palio del Cerro di Cerreto Guidi. Insieme alla firma del trattato, sottoscritta dai rappresentanti delle due amministrazioni comunali, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di consegna dei due cenci realizzati per l'occasione dall'artista scarperiese Cristina Falcini ai rappresentanti di Cerreto Guidi. Dunque, proprio in Toscana, da sempre terra di accoglienza, solidarietà, unione, era fondamentale e necessaria una riappacificazione tra due storici comuni. Oggi si sancisce questa rinnovato spirito di pace, di serenità, e lo dobbiamo questo soprattutto per una persona, per Luciano Artusi, perché fu lui il fautore di questa sfida, fu lui che l'ha voluta, perché fu lui proprio che creò praticamente da zero i pali del Diotto e il palio del Cerro. Lo dobbiamo a Luciano perché probabilmente in tutti questi anni anche lui aveva vissuto in maniera sofferta questa cosa, perché fu lui che volle questa sfida nell'intento poi di fare una conoscenza fra le nostre collettività, fra le nostre comunità, e questo doveva essere lo spirito che ci animava. Purtroppo i fatti non andarono così. Non è necessario, secondo me, sottoscrivere un contratto di pace per essere in pace con gli altri, quindi anche con la comunità di Cerreto Guidi, ma questo fatto lo rafforza e lo rende veramente un unico nel nostro panorama. Grande soddisfazione è stata infine espressa dal sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti. Occasioni come queste contribuiscono a rendere ancora più forti i legami che ci sono tra i due paesi. Il patto che abbiamo siglato e che come istituzioni ci impegneremo a portare avanti è un vero e proprio contratto di pace, credo fosse doveroso per tanti motivi che sono stati detti, perché senza rinnegare quello che è stato più di 20 anni fa, dove magari tanti dei soggetti che adesso guidano le associazioni, le contrade, non conoscono nemmeno a fondo perché magari non c'erano, io stessa non li ho vissuti direttamente, ma senza disconoscerli credo che sia opportuno e doveroso andare avanti. Siamo sul passo del gioco, 17 settembre 2017, stiamo in qualche modo ricordando i fatti avvenuti in questa zona, su questo passo, nel settembre del 44, esattamente il 17 settembre. È un'iniziativa di Gotica Toscana Onlus in collaborazione con il Comune di Scarperia e San Piero e la Unione Montana dei Comuni, perché su queste zone ovviamente si svolse una delle battaglie più importanti dello sfondamento della linea gotica. Stiamo parlando di 2700 morti in una settimana solo da parte alleata. L'evento è promosso in collaborazione con il Museo di Fonsalda
che vuole in qualche modo sensibilizzare il tema della memoria storica e del turismo storico. Ci troviamo sul passo dove il parco storico del Passo del Giogo è sostanzialmente allestito ormai da anni con bunker e postazioni ricostruiti dai volontari di Gotica Toscana, ovviamente con tecniche simili all'archeologia ricostruttiva. Sono visitabili tutto l'anno e con visite guidate. Il museo ovviamente dà un valore aggiunto a quello che è la storia, mostrando reperti ma soprattutto attraverso le visite guidate che realizziamo all'interno del museo e anche sul campo di battaglia, perché solo attraverso la visita guidata è possibile approfondire e entrare all'interno dell'argomento. Adesso si svolgerà una breve, per quanto possibile, realistica rappresentazione di quello che avvenne, ovviamente con uno speaker che narra quello che sono state le vicende storiche e i lati più diversi che non sono visibili ovviamente attraverso la rappresentazione stessa. È un modo per riportare la storia ai giorni nostri, raccontare cos'è successo in un modo completamente diverso, forse meno accademico, ma sicuramente più avvincente e più coinvolgente. Ed è importante anche la collaborazione di questi ragazzi che tutti gli anni partecipano, alzando il livello di quello che è l'attrezzatura, il materiale esposto, la capacità di raccontare gli eventi in maniera coinvolgente e interessante. Siamo giunti quest'anno appunto alla 29esima edizione. La mostra voluta, realizzata e portata avanti dal Centro di Ricerca e Documentazione Ferri Taglienti ha visto appunto la partecipazione dei maestri coltellinari del Castrum. Oltre alle lame e ai coltelli avete potuto vedere anche fra i tavoli realizzazioni di acciaio damascato, preziosissime, una cosa veramente preziosa. Collateralmente alla mostra si è svolta anche la dimostrazione dell'assemblaggio di un coltello e della forgiatura dell'acciaio presso la bottega del coltellinaio in via San Martino. Gli artigiani del custom vengono sempre molto volentieri a Scarperia perché oltre che un'esposizione, una mostra molto frequentata, c'è anche l'ambizione a ricevere un ambito premio appunto proprio perché Scarperia è sede museale, è uno dei primi musei del coltello, musei del ferri taglienti d'Italia, per cui diciamo così il prestigio di ricevere un premio qui a Scarperia per loro è sempre una cosa molto molto attraente. Siamo all'interno della bottega del coltellinaio, che è una bottega che non è stata ricostruita. Questa è una bottega così come era negli anni 50, negli anni 60. E la persona che è alle mie spalle sta facendo una dimostrazione di come si riusciva a mandare il mantice, di come veniva forgiato il ferro e di come veniva poi battuto. E questa è una bottega che è rimasta così com'era ed è, diciamo così, un fiore all'occhiello per il nostro museo, perché fa parte appunto del sistema museale e la visita al museo, quando viene fatta, viene contemplato anche una dimostrazione, una visita proprio qui all'interno della bottega del coltellinaio. Come centro di ricerca e documentazione ci teniamo molto affinché questa bottega venga mantenuta, venga conservata e venga sempre più valorizzata, e durante gli eventi viene sempre fatta una dimostrazione
come potete sentire alle spalle, della battitura del ferro quando è caldo.